Mi sono sbagliato, ho detto una di Montegna, cosa. Allora ragazzi, buonasera, come state? Mi sentite? Non mi sentite? Come si va? Tutto ok? Allora, bellissima, bellissima serata e fra un attimo vi racconto anche perché ho voluto cominciare con un clip tratto dal capolavoro di Massimo Troisi. Allora, stasera parliamo di fraseggi. Allora, innanzitutto cominciamo bene. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Guitar Café. Ragazzi, allora, stasera parliamo di fraseggi, soprattutto come utilizzare i fraseggi, che sembra essere probabilmente la cosa, cioè,
Dopo le scale, gli arpeggi, l'alfabetizzazione, bla 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 bla
e poco però si parla di come fare ad utilizzare i fraseggi e qual è l'approccio didattico che può farli risultare più efficaci, più utilizzabili, eccetera, eccetera. Quindi stasera vediamo proprio questo. Però, allora, come al solito, se stai guardando questo video in differita su YouTube, puoi skippare la parte dei saluti utilizzando la timeline che trovi sotto questo video. Perché io adesso devo, come da tradizione, salutare gli amici del Guitar Café che sono intervenuti a salutarci. Di conseguenza, parto con, eccolo qua, Paolo Abba che è arrivato già prima che io mettessi il video di Troisi. Aspetta, chiudo la chitarra. Ok, la zia di Vince Carpentieri che ci ha salutato, Livio, ciao Livio, Leonardo Fattor, quanti siamo? Ah beh, siamo una cinquantina, ok, Fabrizio, Enrico, Marco, buonasera e bentrovati a tutti amici senza scorna, sempre senza scorna, Simone, con cui tra l'altro abbiamo finito di lavorare al sito proprio 3 minuti prima della diretta, Bruno Marconi che dice... Buonasera a tutti, anche agli amanti del nylon, grande. Crescenzo, questa sera sono ospite al Mapei Stadium. Ah, addirittura. Giovanni Giallo, Enrico, l'abbiamo già salutato. Flavio, Becio Palumbo, maestro, che fra un po' ci verrà a trovare con una novità. Roberto, Fabrizio, ok. Gaetano Osti, grande. Reno, è arrivato Reno. Jovel, grande, che tra l'altro ho visto alla Fiera a Milano. E si ribadisce sempre alto Jovel, raga, è una cosa incredibile. Vincenzo Ceraso, partenza col botto. Sì, ho messo Massimo, ma ti spiego perché ho messo il video di Massimo fra un secondo. Che inizio, puntata interessante. Usi le frasi degli altri. E infatti, guarda, questo commento di Enrico me lo conservo, ve lo ripropongo dopo e vi dico perché ho scelto questa cosa di Massimo Troisi. Buonasera colleghi, buonasera maestra. Quando suoni out ti adoro. Vincent Hall, grande, Checco Mazzella. Dai, ci siamo, siamo fin qua, possiamo cominciare. Possiamo. E qui intanto si comincia a parlare di regali di Natale tra Enrico e Simone, alla grandissima. Adesso so con cosa alimentare il caminetto. Ok. Gianfranco Russo, ciao Gianfranco, Antonio Campeglia, grande, Diego Vaudio, Claudio Colantoni, Fabiolone, c'è Musicoff, ciao bello! No, Thomas, non siamo più su Twitch noi. Abbiamo abbandonato la piattaforma di Twitch. No, non ci piace. Enrico Pizzalis, chi è? Ma non era Emiliano. Vittorino, ciao bello. Allora, ragazzi, perché ho cominciato con il pezzo di Troisi? Perché stasera parliamo di leak di fraseggi, ok? Poi se volete ve lo rimando perché è sempre geniale quel pezzo. Allora, che accade in quella parte del film? Accade che il buon Massimo, per farsi bello davanti alla sua amata, a un certo punto vuole uscirsene con questa frase interessantissima, citando, secondo lui, l'amico Lello, e ignorando il fatto che invece quella frase fosse di un personaggio molto più famoso. Di conseguenza viene miseramente sgamato. E si trova in difficoltà. Perché ho scelto questa cosa? Perché a un certo punto lei gli dice: Ma che fai, parli con le frasi degli altri? E lui, ovviamente, sentitosi sgamato, come si dice a Napoli, come Mariolo in Gurp, fondamentalmente si trova in difficoltà. Perché? Perché il modo in cui lui ha usato quella frase, nello specifico di Montaigne, è stato un po' copia e incollato, diremmo oggi, no? Dopo, mi sa, più di 30 anni, insomma, dall'uscita del film. Utilizzare questa citazione? Perché dal punto di vista musicale, il fraseggio, il lick, il motif, l'idea melodica, chiamiamolo come vogliamo, presa in prestito da qualcun altro, è un po' come la frase fatta, come il proverbio utilizzato normalmente nel parlato, no? A un
Allora, qual è il senso di vedersi così sgamati di Massimo Troisi? Il senso del vedersi così sgamati nel film è proprio l'esempio lampante del come non usare una frase fatta, di come non usare un proverbio. Probabilmente nel caso di Troisi, ma voglio dire ipotetico, in una condizione ipotetica di vita reale, probabilmente potrebbe. Ragazzi, scusate se mi distraggo, ma stanno arrivando super chat e messaggi che sono tentato di leggere. Però, ok. Allora, vi interrompo un attimo, poi riprendo. Scusate, perché è arrivato Thomas, che grandiosa, ha donato 10 euro in super chat, grazie. E dice, se pensavi di salvarti dal supporto, togliendo la Twitch, hai capito male. Grazie, bro, grazie mille. È arrivato Reno con una super chat. Grazie, scusate, mi sono distratto e riparto da capo. Allora, Massimo Troisi dice quel proverbio: si trova spiazzato perché viene sgamato perché lo usa pessimo, cioè lo usa proprio terribile. Fa un copia e incolla della frase, la butta lì e lei lo sgama terribilmente. Nell'analogia tra il linguaggio parlato e la musica, quello che fa Troisi non è altro che usare male un lick, usare male un fraseggio. Perché? Perché nella musica il fraseggio, bellissimo, avevo cominciato terribile, perché nella musica il fraseggio non è altro che una frase fatta, un proverbio, un modo di dire, no, quello che in inglese si chiamano le idiomatic phrases, no, cioè le frasi fatte, tipo come dire, mo chi parte sa da che cosa fugge, oppure una mela al giorno, non lo so, insomma ce ne sono un miliardo. Il problema di Troisi in quel caso là, ed il problema di chi non sa usare i fraseggi della musica, sta nel fatto che prendere una frase imparata e buttarla in un discorso musicale, così come se fosse un copia e incolla, in realtà è proprio il modo peggiore di usare le frasi. Di conseguenza, stasera, usando come spunto Troisi, cerchiamo un modo per innanzitutto assimilare, in continuità con la puntata in cui parlammo del metronomo, un modo per utilizzare il metronomo e studiare i fraseggi, così come studiamo le frasi, così come studiamo le scale, ma soprattutto un modo per dire chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca, in maniera più adeguata ad essere inserita in una frase di senso compiuto e quindi senza farci sgamare che la frase non è nostra, fondamentalmente questo è il senso, ok? Per cui io mi immagino sempre questa parte del film, quando faccio questi esempi ai miei allievi, immagino sempre che lui magari al posto di prenderla e spiattellarla lì, magari diceva, sai, in fondo partire da un posto, non sempre, quando parti da un posto non sempre sai che cosa cerchi e di fondo, boh, probabilmente non sai nemmeno che cosa troverai, chi lo sa, bla bla bla. Se l'avesse girata in questo modo, probabilmente sarebbe stato meno sgamato, lei non l'avrebbe sgamato e probabilmente avrebbero fatto il figlio che si chiama Ugo. Però, voglio dire, è quello che dovrebbe succedere in un contesto musicale nel momento in cui prendiamo un fraseggio e cerchiamo di riutilizzarlo, ricontestualizzarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora, per esempio, nell'improvvisazione che vi ho suonato, allora, detto questo, come sempre, raga, io continuo ancora con un po' di saluti, poi vi risuono una cosa per farvi sentire qualche fraseggio precostruito e poi vi faccio vedere il ragionamento che ho fatto per arrivare a inserire i fraseggi in maniera naturale nell'improvvisazione in modo da non farmi sgamare come lui viene sgamato da Marta. Ok? Allora, vediamo chi è arrivato nel frattempo. È arrivato Alessandro Corrado, Attilio, ciao Attilio. Sasi, è arrivato Sasi, grande, felicissima sera, in ritardo ma ci sono. E che ti sei perso? E che ti sei perso? Dopo lo facciamo rivedere. Angelo, da stasera nuovo modo di dire, improvviso nello stile di Troisi. Ciao Conny. Allora, raga, facciamo in questo modo qua. Io adesso risuono sulla base, però qualche fraseggio non lo contestualizzo bene e quindi mi faccio sgamare e vi faccio vedere quali sono i fraseggi che punterò stasera. Ok?
Ok, questo era come non suonare. Okay. Allora, ho preso delle frasi che avevo imparato qua e là, le ho spiattellate senza contestualizzarle all'interno di un ipotetico discorso musicale e ovviamente è scattato subito primo commento che dice: "Oh, questa ce l'avevo al repertorio", perché ha sgamato la frase, sa, giusto? Chiaro. Stefano, ciao. Mary di Phoenix di Canito, ciao. Just the two of us. Okay. Giusto. Perché? No, confermatemi che è stato chiaro l'intento e che è stato netto il fatto che io ho preso, ho copiato e incollato delle frasi e le ho contestualizzate. Nel frattempo faccio un altro assolo dove cerco di contestualizzare bene le frasi che vi ho mostrato. Quindi le frasi che ho usato, scelte in ordine di difficoltà, sono: meno queste frasi che ho preso e ho spiattellato nel discorso musicale. Adesso suono e cerco di contestualizzarle meglio e vediamo se mi sgamate. Una volta dichiarate le frasi, è chiaro che le avete viste e le avete sgamate, però sta di fatto che hanno molto più senso, o confermatemi che avevano molto più senso, suonate così perché ci entravo e ne uscivo in maniera più o meno coerente con il resto del brano e in maniera più o meno melodico. E c'è subito Salvatore che dice: "Ecco perché io faccio la ritmica", giustamente. Incastonate come un brillo su montatura Tiffany. Grande. Ok, ci sta che suonate così le stesse frasi hanno molto più senso? Allora, aspetto risposte. Non sto rispondendo da solo. Aspetto risposte, però vai, insomma, ci sta. Ora, il punto di questa serata, quale vuole essere? Vuole essere bene. Ho delle frasi, le ho imparate dai fraseggi di Vince che ha messo su YouTube 77 fraseggi gratis che potete scaricare dalla pagina video del mio sito web. Li imparo, mi metto lì, in qualche modo le imparo, adesso vediamo come, e poi mi metto là e le uso. Come faccio io a fare in modo che queste frasi risultino naturali e non fare la figura di Troisi con Marta? Ok, arrivano risposte. Ecco perché faccio la ritmica, ben contestualizzate sì, ma il suono è fighissimo, grazie. Sì, che suoniamo così è da escludere. Ok, no, però voglio dire, magari ci arriviamo, no, perché no? Allora, qual è il punto? Perché dice giustamente, dice Angel, dice io non riesco a incastrarle, e ci sta. Perché raga, il punto è che così come per le scale, così come per gli arpeggi, così come per qualsiasi cosa, va fatto uno studio, va fatto un lavoro sui lick. Ora, oggi io leggevo, per esempio, sulla mia pagina Facebook, c'è stato il commento di un amico, tra l'altro, Alessandro, che diceva, sai,
ci si divide in due categorie, quelli che sono usciti dal Musicians Institute hanno questa idea dei fraseggi e delle cose, quelli che sono eccezionali come Benson, come Osworth, non pensano ai fraseggi ma hanno idee estemporanee. Io sinceramente boh, non sono proprio d'accordo, penso che bene o male tutti partiamo da un concetto che credo nell'arte in generale debba essere spesso ribadito, che fondamentalmente l'arte non è che si inventa, l'arte è sempre un'evoluzione di qualcosa che c'è stato prima. Ok? Di conseguenza, anche se non in maniera verbatim, no? Quindi non in maniera, come si dice, eseguita, aiutatemi, se, ecco, se non eseguita alla lettera, un fraseggio, anche prendere la semplice idea di contorno di quel fraseggio significa ispirarsi a quella cosa. Quindi non credo che ci sia una creazione dal nulla di idee. C'è sempre una rielaborazione di cose che ci sono piaciute, cose che ci hanno ispirato, cose che abbiamo imparato e che abbiamo trovato il modo per riutilizzare. Ok? Le stesse arti figurative funzionano così. Sono legate in maniera fluida, è proprio il salto da fare. I lick si imparano, ma poi inserirli serve. Ok, io in studio, poi me le scordo. Certo, secondo me occorre capire il concetto alla base del lick ed esprimere secondo il proprio linguaggio. Questo è interessante. Ok, beh, bravo, pedissequamente, esatto. Ora, il punto qual è? Il punto è che per riuscire a fare quello che ho fatto io, ma anche quello che diceva Vincenzo, cioè nel senso, l'idea può anche non essere eseguita in maniera precisa, ma rielaborata in maniera estemporanea. Però per arrivare a fare quello, cioè è come se io anziché suonare la frase pedissequamente, com'era? Giusto? Ma rielaborarla. Ok, pure per arrivare a fare questo, quindi rielaborarla, devo comunque aver fatto un percorso di studio, un percorso di proprio legato all'apprendimento di questa frase e all'analisi di questa frase, che mi consente poi appunto di riutilizzarla. Quindi devo innanzitutto capire in che scala sto suonando, devo capire una serie di parametri, da dove parte la scala, da dove parte il fraseggio, da dove posso lavorare in termini di posizioni per trasportarlo, come posso fare per uscirmene, come posso fare per entrare. E quindi, voglio dire, stasera l'idea mia era quella di trovare una sorta di lista di cose da fare per imparare un fraseggio, analizzarlo, imparare a codificarlo sul manico, quindi capire che scala è, in che posizione sta suonando, più o meno, come si plettra, come si. Trasportarlo e riutilizzarlo. Quindi cominciare prima ad arrivare al fraseggio in maniera naturale e poi uscire dal fraseggio in maniera naturale. Che poi in realtà, se ci riflettete, e qui io correggetemi se sbaglio, forse la parte di come arrivo al fraseggio e come esco dal fraseggio è la vera, vera parte improvvisativa rispetto a questo processo. Cioè, secondo me, nel momento in cui, poi ovviamente il parere di tutti è fondamentale, quindi correggetemi se secondo me sto dicendo una stupidaggine, però di base, nel momento in cui si fa un assolo di chitarra, c'è una fase completamente estemporanea, che è dettata dal cantare, no, che è quello che noi facciamo normalmente quando parliamo, però ci sono anche delle cose, come la frase di Troisi, che noi non saremmo probabilmente in grado di comporre in maniera estemporanea con la stessa precisione e con la stessa efficacia, e che quindi probabilmente prendiamo, utilizziamo, ricontestualizziamo e ci aiuta ad esprimere un concetto un attimo più evoluto all'interno di un fraseggio. Quindi la parte in cui noi quell'idea la contestualizziamo, quindi nel momento in cui arriviamo a quell'idea, usciamo da quell'idea, è un'altra delle fasi fondamentali dell'improvvisazione, secondo me. Poi ditemi quello che pensate. Ok. Posso imparare tutti i fraseggi, ma poi fonderli mi diventa un problema. Certo, le dita devono essere liquide, le mie diventano di birra, però grande. Massimo Sansalone, grande.
Giustamente sei studiato e c'hai carpetta. Infatti hai spostato la ritmica e gli accenti. Bene, parlammo, no? Vademecum del fraseggio. Come metabolizzare il fraseggio? Ok, a quest'altro menu, come scaricare i 70 leaks gratuiti che hai citato? Allora, i 77 leaks gratuiti che ho citato li trovate sul mio canale YouTube. Ci sono tutti i video. C'è una playlist con i fraseggi. Invece, se andate sul mio sito web, nella pagina video c'è il link per scaricare i tab, il PDF col tab. C'è bisogno però di iscriversi alla newsletter. Riccardo, ciao piccolo. Riccardo è uno degli youngers di Music Off e ieri sera insieme a Flavia, a Jordan hanno fatto un seratone, grande, grande. Fraseggio da 0 a 100. Beh, non è escluso che io lo faccia, un metodo del genere. Ok. Allora, raga, mi confermate che l'idea proprio dell'improvvisazione in sé può includere qualcosa di preso in prestito e che per il fatto che questa cosa è presa in prestito in realtà non ci facilita il lavoro, ma fondamentalmente ci dà altra carne da cuocere, considerato il fatto che dobbiamo orientarci, reinterpretare, entrare in maniera fluida verso il fraseggio, uscire dal fraseggio. Cioè, in realtà prendere ispirazione o copiare o rubare o ditela come vi pare non è proprio una cosa facilissima da fare, no? Perché, ecco, lo leggo nei vostri commenti, non basta imparare qualcosa per riuscire a contestualizzarlo bene. Assolutamente sì, basta guardare Parker, per esempio. Bravissimo, bravissimo Ricky, bravissimo Ricky. E tra l'altro Parker si ripeteva tantissimo, cioè l'idea del fraseggio, del copiare della cosa, no? Premesso che io ho visto un'intervista, ve la metto nel gruppo tra l'altro. C'è un'intervista a Lukather in cui lui dice proprio questo: lui dice, parla di questo processo di copiare, di prendere ispirazione, bla 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 bla, e lo analizza e dice che secondo lui, cioè, fondamentalmente non potrebbe esistere niente se non ci fosse l'emulazione e poi la rielaborazione dei concetti di altri. Come l'emulazione e la rielaborazione dei concetti di se stesso, cioè voglio dire Parker, per esempio, come diceva Ricky, era uno che citava se stesso in continuazione, perché poi a un certo punto, a forza di suonare, ognuno trova i suoi sistemi per interpretare le scale, i suoi sistemi per interpretare le progressioni armoniche e, vuoi o non vuoi, i suoi sistemi per rielaborare le stesse frasi. Cioè, voglio dire, nel mio caso io sposto tanto ritmicamente le stesse frasi e di conseguenza finisce che mi cito, giusto? Quindi, boh, ci sta. Insomma, però magari di questa cosa etica del rubare i fraseggi ne parliamo dopo. Vediamo come, piuttosto, dopo aver imparato un fraseggio, lavorarci per fare in modo di introdurlo all'interno del discorso musicale. Fondamentale è la consapevolezza del brano in cui inserire le frasi, il senso delle trascrizioni, prendere, adattare e riusare. È un sistema ecologista, boom, beh, certo. Oh, Gigi Preti, ciao grande! Ragazzi, come abbiamo imparato a parlare, basta pensare a questo. Assolutamente, assolutamente sì. Bravo, bravo Ricky. È come imparare a scrivere bene in italiano. Bisogna leggere i libri, i romanzi e se l'autore ti piace più puoi ispirarti, ma non ha senso copiargli la storia. Però guarda, vedi, il discorso è anche molto più istintivo, nel senso che noi impariamo, fateci caso, noi impariamo a parlare prima di imparare la grammatica. Quindi probabilmente c'è anche un fenomeno di emulazione molto, molto presente all'interno del linguaggio stesso, perché non dovrebbe esserci all'interno del linguaggio musicale. Ok, infatti io voglio la tab di Didi Song, fra un po' esce il libro con le trascrizioni, sto preparando una cosa bellissima. Stefano Santilli, ciao! Allora, partiamo da un fraseggio facile, 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 ok? Una cosa che ci abbiamo tutti. Thank you.
Ok, ce l'abbiamo più o meno tutti? Allora, frase tipica del blues. Chi non ha mai suonato questa frase, scagli la prima pietra. No. Ok, allora, che succede? Poi lo facciamo con le frasi più difficili. Che succede quando io imparo per la prima volta un fraseggio? Che da un tab, da un video, da un disco, da quello che sia, prendo, sento qualcosa che mi emoziona, cerco in qualche modo di riprodurla e a un certo punto finisco per riprodurla. Bene, ok? La prima cosa che devo fare è contestualizzare quella frase, quindi capire su quale progressione di accordi sta suonando quella frase e di conseguenza che scala è. Primo lavoro da fare. Perché? Perché se non so a quale scala sto facendo riferimento, di base non posso trasportarla, non posso riutilizzarla, giusto? Perché magari se la imparo dalla solo di... Che ne so, vuole lotta love dei Zeppelin, probabilmente la trovo in là e non so nemmeno che è là, quindi la posso riutilizzare. Benissimo. Di conseguenza, primo lavoro da fare, secondo me, o almeno primo lavoro che ho fatto io, primo lavoro che faccio fare agli allievi. Riusciamo a visualizzare, premesso l'aiutino che diciamo è in do, ok? Riusciamo a visualizzare il box. Perché al momento l'unica cosa di cui siamo certi sono i box delle scale, giusto? Almeno i box della pentatonica. Quindi arriva Zio Vince e dice: Ok, questa frase è in do minore. Benissimo. Riusciamo a capire su quale box di do minore è questa frase? Chi me lo dice? Ok, vi ho dato l'aiutino. Ma c'è Gigi Preti, giuro che stavo guardando il tuo profilo. Sì. Improvvisare sugli arpeggi, no? Salvatore Santoro, grande. Antonio Mazzotta, ciao. Ok, su che box è? Arrivano degli E. Angelo dice A. Ok. A è quinto, no? Noi siamo qua. Box in forma di minore, no. Scusa. Vito, ciao Vito. Marco dice box C minore. Guarda che in do box C minore è questo. Ma io, ma non mi cercate scusa, non fa niente. Ok, box è di do minore, quindi siamo qua. Ok. Di conseguenza, so che sto. Cioè, so in quale box sto rispetto alla tonalità e sono in grado già di capire che da quale nota parte rispetto a Do, quindi da quale grado della scala pentatonica minore in questo caso parte la frase, come mi oriento rispetto alla tonica.
Giusto? Il primo ragionamento che faccio, almeno io, è se sto in boxe, ok, questa frase parte subito sotto la tonica sulla quarta corda. E sono a due note su prima e seconda corda sul lato estremo del box. Di conseguenza, il primo lavoro che faccio, prima ancora di metterla a tempo, prima ancora di fare, è capire dove sto e crearmi dei riferimenti, mettermi delle ancore, giusto? Per sapere esattamente come trasportare. Di conseguenza, una volta capita questa cosa qua, io mi sposterei subito. Sposterei in sol, per esempio. E poi mi comincerei a dare delle tonalità random per dire ok, se la suono in si bemolle dove la devo suonare? Se la suono in mi bemolle dove la devo suonare? Giusto? In questo modo qua incomincio a creare i primissimi riferimenti. Allora, raga, mi fermo, bevo, ci siete fin qui? Bellissimo sto commento. Ci sta Salvatore che dice: non so il nome, ma è il primo che si impara quando si compra la chitarra. Bravo, assolutamente sì. Poi dopo vediamo con quelli un po' più complessi. Allora, Enrico dice sì. Raga, va bene? Chiaro? Vado avanti? Sono partito da Do minore, l'ho spostato e ho cominciato a metterlo nelle altre tonalità perché così ho cominciato a capire dove mi muovo. No, allora Ricky, secondo me non è ancora il momento di cambiare diteggiatura e ti spiego pure perché. Perché è il momento fondamentale di fare pace con il metronomo e incominciare a metterlo a tempo. Perché? Perché prima ancora, guarda, è bello questo commento che hai fatto, è importante. Perché prima ancora di cambiare diteggiatura, io devo capire qual è il mio limite. Uffa, ma torniamo, fatti troisi. Tu devi capire qual è il tuo limite rispetto al lick. Cioè, nel senso, devi capire a quale velocità sono in grado di farlo questo fraseggio. Per cui, se sto su un brano up tempo, sono in grado di usarlo? Se sto su una ballad, lo posso usare? È troppo lento? Se lo faccio in fa, sono in grado di suonarlo dal momento in cui mi è cambiata la tensione delle corde, dal momento in cui i tasti sono più larghi? Devo prendere consapevolezza prima ancora di cambiare. Perché se cambio diteggiatura, metto altra carne a cuocere e non ho ancora stabilito bene le mie ancore, né capito bene quanto potrò spingere questo fraseggio, questo lick all'interno del fraseggio, giusto? Perché se lo devo suonare qua e so che col terzo dito devo fare molto più sforzo, è bene che io lo sappia prima ancora di immaginarmi di fare questo. Giusto, prima ancora di andarmi a cercare altri diteggiatori e altre cose, perché altrimenti non lo usi, è questo lo snodo. Se qua incominci già a cambiare diteggiatura, non hai preso coscienza appieno di quello che ci puoi fare col fraseggio. Qui te ne vai per una tangente che probabilmente ti porta a poco. C'è Tomasi dice il Falcari onnipresente, ma Falcari, vai io, Falcari ieri ha suonato, lasciatelo stare, poi lo sapete, non dico niente. Ok. Ci siamo, maestro. Yes, andiamo avanti. Ok, ragazzi, è un giustissimo. Okay. La mia compagna mi reclama, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Giustizia per Vito. Ok. La minore mi sembra. No, ok, in do. Ok. Giusto. Allora, raga, a questo punto qua, dopo è scontato che ho fatto un lavoro sulla diteggiatura, sulla plettrata, ho imparato più o meno a suonarlo, so come mettere le dita, eccetera, eccetera. Scatta ai voi, perché io lo amo, lo sapete, innanzitutto il mio amico metronomo, cioè il mio amico metronomo che mi dice: benissimo, vi bravo. Ok, capiamo fino a quanto veloce puoi andare con questo fraseggio, fino a quanto lo puoi spingere. Perché se mettiamo caso non riesco a farlo ad oltre 80 bpm, forse è il caso che non me lo gioco su un uptempo, giusto? O forse è il caso che sull'uptempo lo modifico secondo dei parametri che vi dico fra un attimo. Ok, allora io parto come partirei veramente quando imparo qualcosa da zero.
Ok, metronomo a 60. E mi immagino che questo fraseggio sia fatto a quartine. Sta puti, punta, pitu, punti. Ok. Benissimo. Ok, a 60 bpm mi viene bene in tutte le tonalità. Vogliamo provare se riesco a controllare bene il fa. Ok, devo tirare un po' di più col terzo dito. Proviamo a suonare la bemolle. Quindi ogni volta che cambio tonalità, il ragionamento è quello che vi ho spiegato prima. Ok, so che il fraseggio parte una quarta sopra la tonica sulla quarta corda. Benissimo, devo suonarlo in la bemolle. Qua sta la bemolle e qua comincia il fraseggio. Giusto? Ok. Benissimo, lo so suonare il re. Quanto avanti posso andare se voglio riutilizzarlo? Allora, probabilmente in Si, giusto? È meglio che me lo gioco qua. Perché qua? Probabilmente qua. In La massimo Si bemolle. Me lo posso giocare, giusto? Quindi primo ragionamento fatto, benissimo. A questa velocità, che potrebbe essere che aumentando di velocità. Allora, sto imparando qualcosa di nuovo, di conseguenza, come faccio con le scale, come faccio con gli arpeggi, 4 bpm alla volta me lo porto su, ok? E cerco di capire qual è il limite di velocità. Ma com'è che si capisce questo limite? Prima di tutto, mai più di 4, ok? 64. La. Si. Do diesis. Spingiamo fino a laggiù. Fino a là. E qua. Ok, ci sta. Allora, fast forward a 4 bpm alla volta cerco di capire oggettivamente fino a quanto riesco a tirarlo. Ok, proviamo 100. Allora, raga, vi dispiace se alzo un po' il metronomo? Mi sa che è buono pure per voi. Ok. Ok, qua diventa tosto perché già era tosta a 60 fa. Secondo me non è che mi viene proprio bene in fa. 2, 3, qua. Il bending non è proprio massima la vita, non so se ve ne accorgete, non è proprio mezzo tono. Ok, vediamo su. 3. Dicevi, ma perché ti viene qua, ti viene qua, non ti viene qua, non ti viene? Perché voglio, dovete considerare quando ho imparato un fraseggio. Nel frattempo, grazie Vincent per il super sticker, grazie mille. Baby Lemon looking up to your lemon kicker. Dovete rendervi conto che nel momento in cui mi sposto sul manico, i tasti diventano più larghi e più stretti, la tensione della corda cambia e di conseguenza non è detto che quello che io so fare al settimo tasto lo so fare pure al quindicesimo. Capì? Questa è una cosa che io devo prendere coscienza quando faccio i fraseggi, così come ne prendo coscienza quando faccio le scale. Ovviamente il fraseggio è più complicato da gestire perché ci sono le tecniche in mezzo, giusto? È meno complicata la scala perché io sto là che pure qua giù più o meno. Giusto?
giusto, perché non ho niente da controllare se non andare a tempo, plettrare tutte le notine e ricordarmi la posizione. Col fraseggio la cosa diventa un po' più complicata. Allora, diciamo che 100 è il limite, giusto? Perché secondo me... Ma lo fai con la plettrata alternata? Yes! Infatti, usati come riferimento la terza corda, vedi? Che una volta la faccio in giù, una volta in su, guarda. Ok, diciamo che 100 è il massimo a cui riesco a suonarlo, questo fraseggio. Allora, che faccio io, Vincenzo? Ok? Quando imparo una frase nuova, la prima, primissima cosa che faccio, cerco di suonarmela su una vampa. In diversi stili, in diverse tonalità e in un range di velocità che non è il mio limite. Ok, quindi... Se ho scoperto che questo fraseggio riesco a suonarlo a 100, probabilmente mi metto su una base, su un solo accordo, a 80, a 90, e cerco innanzitutto di capire come deve suonare su diversi groove. Ok? Per cui adesso facciamo in diretta, non me l'ero preparata un'altra base, però i grossi prodigi della tecnica possono anche metterci in condizione di suonarlo. Ok, do minore, sol minore. Ok, l'ho messo più o meno a 90 bpm, sto in sol minore, quindi problema tonalità superato, qualsiasi tonalità mi sposto, io lo so suonare il fraseggio, benissimo. Pata 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 pata. Allora, perché non mi sto soffermando tanto su come lo concludo il fraseggio? Perché in questa fase qua io devo semplicemente farci l'abitudine, ok? Per cui potrei anche giocarmela in questo modo qua, suonare, fermarmi e provare a suonare il fraseggio, giusto per stare nel flow della cosa. Quindi non lo sto ancora contestualizzando, sto solo prendendo le misure del fraseggio, ok? Quindi ci sta se in questa fase mi fermo. Ok, più veloce. Che succede se cambio mood? Giusto? Ci sta il fatto di cambiare l'andamento ritmico, cambiare il mood in cui lo sto suonando, giusto? Allora, non metto un blues perché c'è un motivo, però me ne vado per esempio in La maggiore. Dai, proviamo questo qua. Ok, cambiato il mondo, è cambiata la tonalità. Allora incomincio a pensare la scansione ritmica, qual è? Tacca, 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 tacca. Grazie Livio, grazie per la super chat. Tacca, 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 tacca.
Ok, è la maggiore. Questa è la maggiore. Giusto, quindi è la maggiore, il lick è minore. Primo ragionamento, quindi mi abituo. Ok, su quale scala pentatonica minore lo devo suonare per farlo funzionare sulla maggiore? Chi me lo dice? Facile, quanto fa diesis minore. Per cui, però attenzione, non diamo così per scontato questo fatto di fa diesis minore, giusto? Perché? Perché sta succedendo una cosa importantissima. Sto già cominciando ad applicare, occhio, voglio, importantissimo, sto già cominciando ad applicare le mie nozioni di armonia a una cosa. Quindi già in teoria ho fatto una piccola modifica al fraseggio, giusto? Pure un pelino più veloce. Ok. Ok. Suona come suona, tutto a posto. Però ho fatto il ragionamento bene. Poi vediamo come farlo suonare bene. Però ci sta più o meno. Ok. Proviamo un'altra tonalità, proviamo un'altra cosa, proviamo un altro mood. Mettiamoci. Che c'ho? Si minore? Visto che pure se è più facile, cioè pure se la tonalità è più facile perché sta qua in un punto del manico gestibile, la velocità me lo sta rendendo complicato. Vuoi perché il ritmo è sincopato, vuoi per un modo, per un motivo o per un altro. Qua per esempio c'ho difficoltà. Ok, di questo passo io incomincio semplicemente a familiarizzare con il fraseggio, con le tonalità. Forse se lo suono su una progressione maggiore non suona benissimo, bla 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 bla. Sto facendo una serie di ragionamenti e sto prendendo le misure con il fraseggio. Ok, questo è quello che si fa. Giusto? Allora, riepilogo al volo, poi ci fermiamo e ne parliamo fin qui, perché adesso poi cominciamo a contestualizzarlo. Benissimo. Trovo un fraseggio. Lo imparo. E incomincio a creare dei riferimenti su quel fraseggio. Giusto? Incomincio a pensare che tonalità è, su quale scala è, se lo trasporto riesco a suonare, a che velocità lo riesco a fare. Se è troppo veloce incomincio a zoppicare un po', se è troppo lento probabilmente devo curare altre cose, bla 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 bla. Ci sono delle tonalità in cui non lo posso suonare proprio benissimo, tipo fa mi viene strano, però forse lo posso usare qua. Ok. Bla 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 bla, tutta una serie di ragionamenti. Pian piano, prendendo delle progressioni su un solo accordo, più o meno in maniera randomica, incomincio anche a lavorare sulla relazione maggiore e minore, lo devo trasportare, devo farmi il concetto di relativo, bla 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 bla, e quindi incomincio a familiarizzare con questa cosa. Tutto chiaro fin qui? Mi fermo 2 secondi.
e ne parliamo, perché poi vado avanti dritto fino all'idea di come arrivare al fraseggio, come uscire dal fraseggio. Spiegate il perché, please. Perché la relativa minore? Sì, perché sto suonando in fa diesis minore, perché fa diesis minore è la relativa minore di la maggiore. Ok. Vediamo sta base com'è, perché era carina. Raga, mi fermo per aspettare voi, cioè per aspettare domande, considerazioni, eccetera, eccetera. Mi minore. Se penso che stiamo analizzando un lick di sole tre note, non oso immaginare cosa succede con lick più complessi. La stessa identica cosa, uguale. Stesso modus operandi, uguale, perfettamente uguale. Ok, altre considerazioni? Vedo che siamo in tanti, ma silenziosi, quindi state sicuramente tutti con le chitarre in mano, state sicuramente tutti quanti pensando a questa cosa. Ok. Grazie per la super chat, Claudio. Allora, raga, ne approfitto. Mentre vi aspetto, ne approfitto per ricordarvi che se siete su YouTube potete supportare il Guitar Café se questa lezione, voi sapete che ogni prima puntata di una serie di quattro, quindi subito dopo la jam del mese, io faccio lezione, faccio proprio lezione. E, come se stessi facendo una masterclass. Se vi è utile una cosa come questa, è il caso, ma veramente, ma ve lo dico semplicemente perché secondo me è importante far passare l'informazione e l'idea e anche instillare nella mente delle persone il fatto che bisogna supportare i canali e bisogna supportare chi ci dà qualcosa di ispirante, ok? In qualsiasi forma d'arte, in qualsiasi forma di formazione, scusami il gioco di parole, però se questa cosa è utile, potete utilizzare il simboletto del dollaro che vedete a fianco a dove scrivete i commenti per donare un caffè al Guitar Café, che è cosa davvero gradita. Allora, vedo che non ci sono commenti, per cui passo alla seconda fase. Ora, una volta che io ho imparato un fraseggio nuovo, ne ho capito le potenzialità, ho capito che cosa posso fare, eccetera, eccetera. Poi vediamo come gestirlo con le poliritmie, eccetera, eccetera. Ecco qua, allora, trovate i punti di riferimento con l'accordo, che è facile individuare. Il problema è farla, maledette mani. E beh, là c'è tutto un pregresso che ovviamente era scontato, devi stare là, devi capire la plettrata, devi metterla a tempo, devi guardarti tutte le cose e poi lavorarci come hai lavorato alle pentatoniche all'epoca, come hai lavorato alle scale diatoniche all'epoca, arpeggi, intervalli, eccetera, eccetera. Okay. Allora, il lavoro da fare in questo senso qua, almeno vi ripeto, il lavoro che faccio io rispetto ad ogni nuovo fraseggio è mettersi in un contesto comodo dal punto di vista armonico innanzitutto. Grazie Jovel, grazie bro, grazie mille. Mettersi in un contesto armonico facile per noi, quindi evitare in questa fase le basi prese random da YouTube con mille accordi, cambi e cose, perché non sono fatte per fare questo ragionamento, quelle basi. Ci vogliono pochi accordi, poche combinazioni armoniche, perché il focus non deve essere il cambio. Il focus deve essere né sottolineare gli accordi. Il focus deve essere, devo prendere tutte le risorse che oggi ho per cercare qualcosa di coerente adesso nella prima fase per arrivare alla nuova frase. Nella seconda fase, per uscire dalla nuova frase, scusatemi il gioco di parole, ok? Per cui il lavoro che io faccio adesso è. Ok, prendo la mia base preferita e incomincio a suonarci. Però non incomincio a cazzeggiare, cose che fanno tutti, perché è un attimo.
distrarsi e fare questo. Giusto. Passa un'ora, non ho suonato nemmeno mezza volta la frase, non ho fatto niente, ok? Pratica buttata. Okay. Il focus deve essere, suono la frase, perché la so suonare su questa base, perché ho imparato, perché ci ho passato giorni. Adesso cerco, con quello che io ho a disposizione, di fare qualcosa di coerente per arrivare alla frase, ok? Ok, il fatto di trasportarlo lo vediamo fra un secondo. Focus. Ok, ok, questo è il focus. Cerchiamo di arrivare, quindi suono e cerco di arrivare in maniera gradevole alla frase. Ad andare più lontano, proprio fisicamente, e cercare di arrivare alla frase. Avete fatto caso che in questo preciso istante ho dovuto gestirla in un punto diverso del tempo? Non imbattere come l'avevo imparata. Questa fase, cioè questo punto dello studio, della pratica, serve proprio a questo. Cioè nel senso, se io per arrivare a quella frase mi anticipo un po', devo cominciare ad essere in grado, gradualmente, di gestirla anche in punti diversi del tempo, per esempio. Giusto? E di improvvisare, cioè quella cosa che dicevamo prima, di improvvisare un arrivo ad una frase che probabilmente, sì, la so fare, ma probabilmente non l'avevo mai provata in un altro punto del tempo. Quindi mi devo lanciare in questo senso e provare a vedere quello che succede. Ma ci vado citando Troisi, provare. Thank you.
Ok, allora, questa è l'idea, quindi spingo il più possibile per contestualizzare, contestualizzare. E ovviamente non lo faccio sempre con la stessa base. Cambio e mi metto in altri contesti per le ragioni di cui sopra. Ok? Allora, Sol minore. Per cui mo il gioco si sposta qua. Allora, provo ad arrivarci con la difficoltà che qua sotto è diverso l'approccio, qua sopra è diverso l'approccio, giusto? Allora, cambia il contesto, cambia l'approccio, cambia il modo di suonare, cambia il modo di contestualizzare. Ok, mi fermo 2 secondi e commentiamo insieme. Ok, raga, domande? Fatti? Cose? Ci sta? Tutto tace. Che meraviglia ascoltare. Grazie. Grazie, ragazzi. Oh, Frank, l'area di Milano ti fa bene, passaggi delicatissimi come... Grazie. Tra l'altro, ragazzi, questa settimana è stata fantastica. Vi faccio un po' di... Vi do un po' di fiato perché probabilmente sto correndo. Allora, questa settimana è stata fighissima. Perché? Perché innanzitutto venerdì sono arrivato a Milano, ma sabato sono andato finalmente a scuola nuova di Paolo Anissi
a fare una masterclass e ho fatto questa masterclass che sto portando in giro, che probabilmente o a dicembre o a gennaio farò anche sulla nuova piattaforma del mio sito, che si chiama il fraseggio ritmico il fraseggio ritmico non mi ricordo. Ok, comunque praticamente una masterclass sul fraseggio ritmico e quindi sul come applicare l'elemento ritmico ai propri assoli partendo dalla consapevolezza delle figure ritmiche e arrivando fino alla poliritmia, al fatto di cambiare gli accenti, al fatto di spostare le frasi sul tempo, eccetera, eccetera, eccetera. E è stato il primo dopo veramente un lunghissimo periodo, al di là del lockdown, già da prima era da un po' di tempo che non facevo masterclass ed è stato fighissimo perché abbiamo fatto questa masterclass in presenza ed è stato mo molto emozionante perché il concetto è quello di cui io vi parlo sempre, cioè voglio dire, per voi magari non è nuova la cosa che sto per dirvi, però si parte, insomma, mi ha fatto piacere partire dal concetto dell'idea musicale embrionale, cioè dal fatto che noi quando siamo piccoli siamo in grado di parlare, cioè di generare idee musicali, che poi pian piano queste idee musicali vengono sopite un po' per la vergogna, no? Per l'idea dello scuorno, un po' perché creiamo delle sovrastrutture e quindi durante questo seminario, attraverso l'elemento ritmico primordiale, cerco di riportare le persone al generare le idee in maniera istintiva, quindi col battito delle mani, poi applicare il battito delle mani alle note, ai pattern che conosciamo e ne è venuto fuori un seminario fighissimo, tra l'altro tipo 3 ore di seminario. Seguito dalla giornata in fiera, poi il giorno dopo, dove ho visto tanti dei presenti, insomma, Francesco Scardi, ho visto Jovel, Riccardo, insomma, c'erano davvero tanti amici. Bello, 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 figo. Ok, raga, se non ci sono considerazioni, adesso proviamo a fare lo stesso ragionamento, ma per uscire dal fraseggio, quindi trovare soluzioni che ci consentano, con quello che abbiamo a nostra disposizione già, di contestualizzare in uscita il fraseggio. Ok? Allora, aspetto ancora 2 secondi. 2, 2. Ciao Sa, ciao bello. Allora, ci proviamo? Ci focalizziamo sulla frase, ci rimettiamo in Do perché è quella da cui siamo partiti. Ci mettiamo sulla frase e cerchiamo di uscire dalla frase. Se ci capita anche entrare nella frase, suonarla e uscire in maniera gradevole. Andate. Okay. Ciao bello. Ciao. Fabrizio, è vero, c'era Fabrizio, ci siamo fatto pure il selfie, grande. Stato bello invece conoscere voi, raga, troppo bello, troppo bello. Che ci si vede sempre virtualmente, invece, wow. Okay. Tra l'altro questa è la mia base preferita, sappiate. Ok, ci proviamo. Do. Thank you.
tosta uscire. Cioè, uscire bene è difficile, è più difficile che arrivarci. Io già mi sono perso il primo raduno del caffè da recuperare. Ok, riproviamo. Grazie Fla, grazie mille per la super chat. Grazie mille per la super chat. Ok, raga, è difficile. È più difficile uscire bene dalla frase precostruita che non arrivarci. Perché bene o male arrivarci, Udo, scala, arpeggio, ci arriva. Però uscirne è tosta. Ok, proviamo in un altro contesto. Mi. Scusate, mi è arrivato un commento interessante. Appunto, dice: modo di entrare e uscire cambia anche al cambiare del mood della backing track, al cambiare del mood della velocità. Io per l'uscita sicuramente sfrutterei a bestia il riferimento della tonica subito lì sulla quarta corda. Sì, assolutamente, però se l'hai suonato in un punto dove non devi risolvere, quindi devi prendere tempo e arrivare da qualche altra parte. Cioè, alla fine qua esce fuori il concetto di improvvisazione reale. Qua sta cambiando. Oh, Gaspare, grande, ciao, bello, grazie. Qua sta, è cambiato completamente il mood. Quindi le uscite di prima probabilmente funzionano male. E quindi, boh, bisogna reinventarsi. Questa è la figata, probabilmente.
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche un fraseggio così facile, decontestualizzato e introdotto in un altro elemento melodico, un altro elemento ritmico, un altro elemento ritmico, boh, forse non è tanto facile da gestire. Ok, ci siamo. Che dici, Gaspare? La backing è formata da quanti accordi? Mi minore in questo caso. Per il caffè che ti dovevo offrire all'SHG, ma poi ci siamo offesi, sì, perché sono dovuto andare via, avevamo il treno prestissimo e quindi niente, ciao, scappati. Ok, raga, quindi riepilogo al volo e poi mi fermo perché è già tanto che siamo in diretta. Ok, qual è il concetto? Il concetto è: io imparo qualcosa, prendo le misure con quel qualcosa e poi cerco di renderlo parte di un altro qualcosa che già so fare, ok? E come? Imparando a crearvi dei riferimenti, delle ancore, legati ai box, legati ai pattern delle scale, legati agli arpeggi, eccetera, eccetera. Quindi mi creo i miei riferimenti e poi contestualizzo quell'idea nel mio linguaggio. Che cos'è che compone il mio linguaggio? Le frasi che già so fare, le idee melodiche che creo in maniera estemporanea. E quindi mi costruisco, per grosse linee, perché non farò sempre copia e incolla, mi costruisco dei sistemi per arrivare a quella frase e per uscire da quella frase che adatterò necessariamente ai contesti e alle condizioni armoniche. Cioè, basti pensare che abbiamo lavorato solamente su un accordo, massimo due accordi, ma quindi una condizione armonica che non si muoveva più di tanto. Di conseguenza, se io applicassi quest'idea ad una progressione in cui gli accordi cambiano e probabilmente dopo questa idea io devo atterrare su un altro accordo e quindi i miei cortoni non sono più mi, si e sol, perché sto suonando in questa fase mi minore, a quel punto là dovrò fare un altro sforzo di improvvisazione per andarmi a cercare i cortoni del prossimo accordo dopo aver suonato la frase. Giusto? Quindi c'è un abisso dal copiare e incollare una frase e contestualizzarla bene, ok? E questo abisso è quello che manca a chi all'inizio della puntata scriveva e diceva però lo sai, io ce li ho i fraseggi, ho anche i libri con i leak, eccetera, eccetera, però sai, non riesco a utilizzarli, riesco a dire. Il problema è quello, raga, il problema è quello là, chiaramente quello là. Okay. Perché prima hai detto prendo un blues perché è diverso? Perché il blues su cui suonerei, perché il blues che c'ho la base qua, è terzinato. Quindi la quartina in quel caso deve essere modificata e deve essere fatta diventare una terzina. Guarda. Se io suono qua sopra, guarda. Giusto. Allora, si può fare, ma è difficile da spiegare adesso. Cioè, nel senso, non è una cosa proprio super facile. Adesso qua. Questo è il groove, no? È uno shuffle, ok? Se io suonassi una quartina qua sopra, dovrei analizzare, questo è il discorso che facevamo col metronomo, dovrei analizzare i quarti, quindi l'unità di divisione principale. Qua, uno, due, qua, e sarebbe velocissima, giusto? Quindi potrei suonare la duina. E potrebbe funzionare, ma già è più complicata. Cosa immediatissima, dico solitamente su una cosa di questa io suonerei terzine, giusto? Oh.
un'indicazione ritmica che gli darei è per cui dovrei fare un lavoro di reinterpretazione ritmica, ok? Che non è proprio la sede, cioè questa non è proprio la sede per fare quella cosa lì, ok? Magari lo facciamo successivamente, il fatto di reinterpretare ritmicamente, perché è già una fase più evoluta, capito? Per questo non l'ho fatto sul blues, ok? Da profano comunque, involontariamente lo faccio, il solo di Don't Cry lo butto da tutte le parti, fatto benissimo. Ok, raga, per quanto mi riguarda l'idea della puntata di oggi era questa qua. Per cui se ci sono altre domande...